Allora, noi avevamo un'idea, l'abbiamo detta e la ribadiamo, e le chiediamo di portarla sul piano internazionale, perché potrebbe essere ambivalente. Prima di tutto potrebbe fermare in qualche modo quello scempio del traffico di esseri umani che vengono utilizzati, come qualcuno ha ricordato, probabilmente anche per far arrivare terroristi all'interno dell'Europa. E dall'altro bloccare comunque quella che potenzialmente è un'arma nelle mani dei terroristi, cioè istituire un blocco navale di fronte ai porti della Libia che impedisca l'esodo che qualcuno sta cercando di spingere. Nell'interesse, un esodo che qualcuno sta cercando di spingere, e concludo, nell'interesse dei terroristi, nell'interesse delle mafie e nell'interesse forse anche di qualche cooperativa che lei conosce molto bene. Grazie. Di fronte alla crescita dell'onda migratoria, una cosa è certa. Non possiamo voltarci dall'altra parte, lasciando i migranti al loro destino. Non possiamo farlo. Non sarebbe degno dell'umanità e della civiltà che hanno fatto grande l'Italia. L'Europa sicuramente deve intervenire, se c'è una soluzione negoziale in Libia, deve intervenire con tutta la sua forza economica, di aiuti, di monitoraggio, e deve rafforzare, soprattutto nei confronti dell'emergenza immigrazione, la presenza navale di controllo e di salvataggio in mare.